Sul totale del rapporto dei risultati presentati dal coordinamento regionale degli uffici partenze della CIS Lombardia, voglio presentare i dati di Brescia. Abbiamo assistito e aiutato 4.000 lavoratori che si sono rivolti al nostro ufficio, a vario titolo, per chiedere aiuto rispetto a salari non pagati, a licenziamenti illegittimi e a chiedere aiuto e sostegno per aiutarli nelle procedure concorsuali e per recuperare le loro spettanze di fine rapporto piuttosto che di salari arretrati. Abbiamo avviato 850 vertenze, recuperando durante il 2010 1,5 milioni di euro per questi lavoratori. Per quanto riguarda le procedure concorsuali, quindi i fallimenti, abbiamo aiutato 350 lavoratori recuperando 1,6 milioni euro. Tra i lavoratori passati nel nostro ufficio, i due terzi sono lavoratori italiani, ma c'è stato un fortissimo incremento di lavoratori immigrati che sono risultati pari a circa un terzo dei 4.000 lavoratori che sono passati nel nostro ufficio. C'è da dire che siamo stati impegnati nell'aiutare le persone che si sono trovate a dover fare i conti con una crisi e con una difficoltà anche nel territorio della provincia di Brescia molto importante, molto forte. Quindi sono aumentati i casi di licenziamento, sono aumentati i casi di casse integrazioni, sono aumentati i casi di microconflittualità dentro i luoghi di lavoro sul quale ci siamo impegnati per cercare di aiutare a risolvere il problema che questi lavoratori ci portavano.